Questi lavori che fanno bellissimi, ma sembrano. Stupendo. Ah, sono bellissimi, sembrano leggerissimi. In realtà sono rigidi, sono stupendi. Your work? Your work? Ah, ok, ok, ok. This little devil. Ah, ok, ok. Ok. We love very much Berlin. My wife like very much Berlin. Have you seen your place where you live in the place or no, only work? No, here. Oh, actually, this is only for working. Okay. And I live in Kreuzberg. Okay. So nobody lives there. Nobody sleeps there. It's just for working. Okay. Okay. So okay. If it's too late to go home, you sleep there, sure. Okay. But it's not a community. We live together and work together. It's only working. Only working. Yeah. Okay. Okay. It's wonderful. This place. Perché? Yeah. Perché questa, per questa occasione di Atelier hanno ospitato degli artisti di Berlino, poi Lisbona, poi Madrid e poi ancora Argentina. Quindi ogni studio ospita anche non tutti, ma alcuni. Cerco su libri di ricami antichi o su internet o quello lì, per esempio, me l'ha dato mia mamma. Sì, su quei vecchi cose della nonna. I ricami. Sì. E poi lì con questo micromotore. Con questo micromotore le fresi tutte. È un lavoro da certosino proprio. Sì, ti faccio vedere una riga. Fammi vedere, aspetta che sto registrando, sì. Ah, stai vedendo. Eh sì, posso, vero? Ah già, porca miseria, guarda che roba devi fare. E questo sarà un tavolino per casa mia. Ma che lavoro. Irregolare perché questo centrino è vecchio, lavato tantissime volte, quindi è tutto sbronzo. Comunque non è mai. Deve essere proprio questo. Che tu disegni praticamente, però utilizzando. Poi reinterpreto io. Sì, certo. Dalla copia che mi metto sotto. Sì, mi attratte, diciamo, non certo. È vero. Non è giunto a copiare. La dimensione. Parla la dimensione. Il tempo che ci devi. Dal tipo di ricamo, chiamalo come vuoi. Comunque ne ho uno. Tantissimo. Un asciugamano che ho fatto, ci ho messo una settimana perché ho voluto riprodurre il tulle. E ormai l'avevo cominciato quando ho capito che era uno sfinimento. Eh sì, perché però non rilassavo. Ormai no, lì quello lì. Ha dovuto farne altri 50. No, tulle, sì, sono quelle. Ne ho fatto uno e basta. Basta. Sì, perché sono complessi comunque. No. Lì è quando si buttava tutto dallo scivolo. Ascolta, ecco di volte. E questo mi metti lo smerigli con la smerigliatrice. Sì, certo, sì. Fantastico. Quindi un lavoro. Però per andare con la smerigliatrice così. Allora, normalmente metto lo scotch di carta, ecco. Però stavolta l'avevo finito e non avevo voglia di uscire. Sono riuscita a farlo lo stesso senza. Sì, qualcuno prende la mano, sì. Però certo che. E poi davanti. Anche dietro glielo fa. Perché poi giustamente in realtà poi questo si deve guardare dall'altra parte, giusto? Questo rimane, penso rimane, che lo metterò sotto, diciamo, sotto. Se un tavolino sarà sotto. Anche perché
Sì, sì. Con la polvere. Sì, sì, sì. A parte che con acqua e sapone si lavora. Beh, il plexiglass è assolutamente indistruttibile, però giustamente fantastico. E non hai mai pensato di lavorare invece il vetro, ad esempio? Sì, e tanti mi fanno questa domanda, però dovrei È più complicato. Non ci sarebbero anche problemi di... Ho provato una volta, ma probabilmente non ho le punte giuste, devo fare tutta una ricerca. Sì, ci sono le punte diamantate, ci vorranno, sì, sicuramente. Il vetro è più duro, sì. Sì, questo qui è il vetro, poi il problema della polvere, ma anche questo in teoria è il problema della polvere. Per comunque questa qui in teoria non dovresti respirarla. Ma anche questa qua non fa bene. Respirarla. No, ma è molto diverso, questa è molle, l'altra è... Beh sì, l'altra è silicea, quindi ti viene la silicosi, eh. Sì, comunque sono stupendi veramente. Beh, non c'entra niente con H-Atelier, però ho portato un lavoro in un negozio di fiori che è proprio all'angolo, qua dietro in via Napione, ed è una coperta, un plaid patchwork formato da tanti quadrati, l'avevo fatto per una fiera del tessile e gli spunti li ho presi da... tessuti, ricami, pizzi di espositori della fiera di Aviano. È bello. Una roba, ossa, e l'abbiamo appeso. Che però è sempre trasparente, praticamente. Sì, non ha... trasparente, sì, cioè, dire, nel senso... qualcuno satinato, qualcuno sì, bianco. Però diciamo non è colorato, ovviamente. No. Anni fa, quando facevo quei lavori, che erano sagome, presi da sagome di abiti miei, erano molto colorati, poi sì, mi sono stufata e sono arrivata al bianco, al massimo nero, sì, sì, sì. Grigio. Sì, poi questo è bello perché anche quelli sono trasparenti in teoria. Sì, però... sì. Un disegno così sicuramente... Dopo i 50 anni probabilmente, no, dopo i 40 volevo il bianco. Poi il bianco. Basta, ti sei stufato i colori. Ma è bello questo comunque. Sì, anche bello cambiare, voglio dire, no? Giusto. Sì, poi domani non so cosa farò. Chiaro, comunque, ovvio. Ma è ovvio. Sono tutte cose che tiro fuori da me. Chiaro. Dalle mie esperienze, dai miei cambiamenti. Certo. Le mie evoluzioni, quindi... Ho visto che fai anche cose più piccole, naturalmente, tipo dei bottoni, ho visto lì, ad esempio. Non so, questi, quegli oggettini, non so, magari... No, ma sono delle prove, magari, non lo so. No, questi... Sembrano di sì, io li ho visti così, perché questi poi non c'avevo gli occhiali. Prendeteli. Questi qua sono dei campioni. Ma questo si può prendere? No, questo no. No, questo lo devo dare. Ok. Che ha fatto un lavoro. Che forte. Sono tipo dei ciondoli. Ma sì. Ah sì. Sono dei lavori che fai così. Fantastico. Sono belle. Questa è una collana. Questi sono belli. Sì, sì. Questi sì, poi, e questi sarebbero dei portatovaglioli. Che belli. Ah, ecco. E poi tu incidi e poi pieghi oppure... Sì, 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 prima incido. Perché sennò diventa impossibile. No, no, no. Certo. Ah, nel forno li metti. Sì, sì, quello là grigio è il mio forno. Perché non usi... No. Ah, quello là. Non sì, non usi la pistola, quella... Perché ho visto il fondo di sminicciatura, sì. Quello lo uso per dei particolari, se vedo che magari cioè voglio dare un'altra sì, forma, sì, perché sì. Ho neanche 5 minuti. Eh già, perché poi diventa duro. Sì, quindi per certi particolari uso quello. Eh già, perché è più facile con quella cosa lì. Se no usi il forno, quindi metti la lastra di e poi dopo la tiri fuori, è velocissima, sì. La della forma. Sì. Quindi bisogna anche avere le idee chiare. Ah sì. Non ci si può pensare su. Non ci vuoi pensare. Posso aspettare anche rimetterlo dentro. Chiaro. Un'altra volta. Perché poi un po' si danneggia ovviamente. Perché poi inizia a sciogliersi veramente. Ingiallisce. Quindi questo è un lavoro che ce l'ho perso quasi un mese e poi l'ho rovinato, poi l'ho rifatto. Fa le bollicine. Ah. Fa le bollicine. Ah, qua, ok. Scoppia. Troppo calore, perché questo l'avevo... L'hai rimesso in forno due volte. Poi... Ah. Già. È stato un casino, questo l'ho rifatto. E quindi hai dovuto riscrivere tutto, ovviamente. Però non è semplice piegarlo così grosso. Miseria, poi anche se spessore. Anche perché è trasparente, si appiccica. Allora, già questo l'avevo teso per staccarlo. Il trasparente si appiccica proprio quando si piega. Quindi lo perdi, cioè se si appiccica.
Quindi oltretutto tu lavori magari per un mese e poi quando lo pieghi butti via tutto. Quei 5 minuti. Capita poche volte, fortunatamente. No, sì, chiaro, però il rischio c'è sempre, voglio dire, quando fai questa cosa. Lo tengo lì, eh. Perché così? Per soffrire. Ah, ma tu diciamo sono che una smemorata. Sì, ma tu hai un'esperienza, diciamo, di piegatura del plexiglass, nel senso questi lavori qua. L'ho fatta. Sì, però dico, voglio dire, è già da parecchi anni da che fa. 98 che sì. Sì, quindi diciamo è un'esperienza che tu hai, per cui ovvio che sì, comunque sì, sì, per quello che perché se non lanciarsi in una cosa del genere penso che satinato non è così come no. E invece hai esercizi di jump di polvere?